c'è da dire che abbiamo veramente affrontato con grande ricchezza intellettuale di contenuti un argomento sicuramente non semplice come quello delle banche. L'assessore Tania Monti avrà il piacere di salutarvi e concludere, le passo la parola e vi ringrazio ancora e spero ci sarà un'altra occasione di dibattito, di confronto. Sì, grazie. In realtà volevo concludere, però è stato molto stimolante il dibattito anche finale e ringrazio tutti voi che siete intervenuti e avete sollecitato alcune questioni. Perché ci siamo domandati a lungo di che cosa noi possiamo fare per aumentare la nostra consapevolezza e conoscenza rispetto ai sistemi bancari, al mondo della finanza bancaria, quanto il mondo della finanza conosce noi, conosce i nostri bisogni, conosce le problematiche che stiamo affrontando. Perché quando mi sono recata per un'indagine di mercato cosiddetta, da banca in banca a chiedere ma voi siete disposti ad aiutare le nostre start-up che beneficiano di fondi ministeriali a fondo perduto, ma quella parte a fondo agevolato, a prestito agevolato a garantire un accesso facilitato, non sapevano neanche dell'esistenza di questo decreto ministeriale 267 e non sapevano che il Comune di Bologna in questi anni ha finanziato centinaia di imprese. C'è un altro aspetto che potrebbero considerare il sistema bancario, l'ecosistema in cui si trovano giovani imprenditori, parlo giovani perché ho anche delle politiche giovanili, ma non solo, anche del contesto socio-psicosociale. Sta emergendo un gravissimo fenomeno, la consulta della Fondazione Antiusura dichiara che è al primo posto nel ricorso all'usura oggi in Italia che è il gioco d'azzardo patologico. Per quale motivo istituti bancari continuano a erogare prestiti finanziari a coloro che sono purtroppo dipendenti al gioco patologico? È un tema su cui ho condotto e sto conducendo grandi battaglie, arrivando a una proposta di legge di iniziativa popolare che ha coinvolto la cittadinanza, perché anche su questo tema forse il sistema bancario potrebbe interagire con gli enti locali, il che vuol dire l'alleanza di cui vi parlavo prima, sempre più anche nell'erogare dei servizi, perché stiamo perdendo lentamente il ruolo di erogatore di servizi, stiamo diventando gestori di processi, ma possiamo ancora erogare servizi importanti. È qui presente il notaio Merrone, con cui abbiamo avviato insieme al Consiglio Notarile un'importante convenzione per agevolare l'accesso a certificazioni anagrafiche e alcune documentazioni del Comune di Bologna. Questo significa un'alleanza importantissima accompagnata da convegni di sensibilizzazione su alcuni rischi di investimenti, di scelte di vita quotidiana dei cittadini, la stessa cosa con l'ordine dei commercialisti, con i consulenti del lavoro e con i periti industriali che sono qui presenti. Questo perché per noi sta diventando fondamentale stringere alleanze sempre più forti, perché è vero la nostra dipendenza da un sistema dettato da Roma che di fatto poi è la linfa vitale per produrre servizi, ma dall'altro un territorio che deve rispondere. In questo territorio io non vedo escluse le banche, anzi vedo un ruolo fondamentale sicuramente di conoscenza da parte nostra, dei cittadini che ancora poco sappiamo, ma anche loro di conoscenza della nostra quotidianità. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti, grazie.